Il sogno di Maria Montessori. Maria Montessori ha rivoluzionato la scuola spiegando un concetto molto semplice. La migliore preparazione che noi possiamo fare per i nostri studenti è una preparazione personalizzata, cioè nella stessa classe, nello stesso momento, bambini, ragazzi che hanno dei bisogni, degli approcci cognitivi che sono diversi, magari che hanno delle disabilità, devono essere seguiti in modi diversi. E già nell'idea di Maria Montessori il materiale era fondamentale e chiave, senza il suo processo non poteva avvenire. Allora, il sogno di Maria Montessori può essere l'intelligenza artificiale, cioè un sistema che personalizza sul tipo di cognitività, magari più visivo, magari invece più concettuale, oppure una personalità che è più attiva, il tipo di messaggio da dare, e dopo lo contestualizza nella sua erogazione rispetto a quello che emozionalmente riesce a leggere, il livello di attenzione, di concentrazione, di energia che il ragazzo ha in quel momento, riuscendo a orchestrare non solo il ragazzo, ma tutto quello che sta accadendo intorno. Qual è il ruolo dell'insegnante allora in un contesto come questo? È quello di un orchestratore, cioè come un direttore di orchestra deve creare un'armonia in tutto quello che sta accadendo all'interno della classe. E il ruolo dello studente? Il ruolo dello studente è quello di un soggetto che diventa attivo e sceglie lui, ed è lui la misura delle cose che funzionano, non tutte le cose spiegate nello stesso modo come vuole il testo in modo rigido, ma il concetto che può essermi portato in modi molto diversi, in modi più fantasiosi, ma la ricerca di quello che per me, per come è il mio apprendimento, come la mia cognitività, davvero funziona. Allora tutti quanti saremo più veloci nel riuscire a innovare il nostro set di competenze, e in un futuro dove avremo meno giovani ma che saranno più importanti, noi avremo un investimento reale in quello che è il nostro vero capitale del futuro, i nostri stessi giovani.